Benvenuti all'ascolto di Radio Giano Public History. Welcome to Radio Giano Public History. Bienvenue à l'écoute de Radio Giano Public History. Willkommen Leute bei Radio Giano. Viel Spaß! Un saluto da Francesco Lioce che vi parla e da Marco Lodi alla regia. E oggi le amiche e gli amici di Radio Giano Public History hanno un podcast davvero speciale da ascoltare perché ricordiamo una grande amica, Nina Maroccolo, che purtroppo non è più con noi, quindi ricorderemo la persona, ricorderemo l'artista, tra l'altro un'artista molto eclettica, e poi vedremo anche nei dettagli questo aspetto di Nina. E per farlo abbiamo coinvolto Plinio Perilli, Cinzia Marulli ed Enea Roversi. Cinzia Marulli, in qualità di poetessa e anche di grande amica di Nina, Enea Roversi è poeta, ma che ci parlerà poi nello specifico dell'esperienza di Bologna in Lettere, quindi anche di queste iniziative che Bologna in Lettere ha attivato proprio per ricordare Nina Maroccolo. E poi ovviamente Plinio Perilli, che non soltanto da grande poeta e da grande critico, ma anche da compagno di vita e da persona legata affettivamente e sentimentalmente per tanti anni a Nina, ci introdurrà sia gli aspetti culturali e creativi, ma anche a quelli personali e umani. Bene, io ricordo solo questo, che Nina ci ha lasciato nel febbraio del 23, quindi poco più di un anno. Fra l'altro ricordo bene il 22 febbraio, quando l'abbiamo salutata nella Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo qui a Roma. Era davvero una Chiesa degli Artisti gremita, piena, e soprattutto c'era una spontaneità e una sincerità nel salutare Nina. Del resto la sua persona è sempre stata sincera, e altrettanto sincero è stato l'abbraccio che le abbiamo dato. Ma poi entreremo anche in questi dettagli, cioè nel ricordare anche le amicizie e i percorsi condivisi insieme a lei. Mi sembra opportuno, ecco, introdurre per primo e sentire per primo proprio Plinio. Sì, Plinio, ecco, nella tua doppia veste, ecco, in questo caso, sì. Tra l'altro le domande, ecco, che sicuramente ti farò io, ma dialogando con Cinzia e con Enea emergeranno, sì, insomma, anche da parte loro sicuramente delle richieste di approfondimento, sia nei ricordi ma anche negli aspetti, ripeto, sia umani che culturali. Ecco, no, capisco che non è facile poi in queste situazioni, perché è vero che è opportuno e importante ricordare gli artisti quando non ci sono più, però è sempre una sensazione che ha un doppio effetto, no? E poi, ecco, io ricorderei anche questo, e tu sarai sicuramente d'accordo con me, che è anche vero che gli artisti non muoiono mai, no? Non ci lasciano certo, mai, certo. E quindi ecco, restano con la loro opera e soprattutto anche con, sì, con la loro anima. Però ecco, sì, la rivoluzione degli eucalipti. Sì. Ecco, quindi cominciamo già da questo titolo. Sì. Ebbene, fu una cosa importante, perché Nina la visse veramente come in qualche modo come sulla via di Damasco, proprio come una folgorazione, e per tanti mesi andò in questo boschetto delle Tre Fontane e nello stesso tempo era immersa nella natura e immersa nella poetica della natura, che per lei significava prendere dei pezzi di questi eucalipti, delle cortecce, eccetera, le gemme, e in qualche modo costruire anche delle sue opere, oltre che scrivere tutta la vicenda che poi è approdata al libro catalogo, al libro d'arte, un vero e proprio libro d'arte più che catalogo. E per lei significava anche poi, con questo materiale,
prezioso per lei vegetale, mette in atto, voi lo sapete bene, le sue macerazioni, quindi in qualche modo poi arrivare a una ritualizzazione artistica totale, capito? Che significava le foto dell'albero in sé, ha degli alberi incredibili, celesti, la fioritura di rosa, la nera fioritura di rosa, e poi soprattutto mettere in atto queste macerazioni, cioè immergere nelle bacinelle d'acqua questi frammenti vegetali e quant'altro, fino al momento in cui da soli si rigeneravano. C'è un momento in cui prima diventavano delle muffe, poi quella, a un certo punto nascevano addirittura, capito? Nasceva l'eucaliptolo, non so come dire, nascevano come dei ritrovati nello stesso tempo chimici e artistici, e per lei è una grande emozione, che lei fotografava e poi ne ha fatte altre opere d'arte. E sono opere d'arte, io qui sto voltando il catalogo, pagina 23, orme, vedi? Muffe di spessore stratificato, acqua e balsamo, tracce di fogliame che si unisce al tutto con armonia. Assistiamo alla formazione del balsamo d'eucaliptolo allo stato grezzo. Ci sono queste gocce, queste meravigliose di questo balsamo, che è incredibile, come se la natura lo inventasse, rigenerasse. È meraviglioso, perché per lei era anche una dichiarazione di poetica, che la natura poteva salvarsi e salvarci. Adesso che si parla tanto del green, che diventa poi a un certo punto una specie di strategia macroeconomica di politica industriale, per lei il green era un frammento d'anima, capito? Era un punto di vista, era una poetica, era un verso inesausto in un certo senso, capito? E la rivoluzione degli eucalipti è questo racconto, che nello stesso tempo è suo, ma è anche dei bambini che lei immagina di proteggere, capito? Certo. Vi leggo soltanto un pezzetto, perché mi ha molto colpito questo fatto lasciamo stare il Papa, che ha fatto una cosa bella, perfino Benini, questo fatto dei bambini, come dice, i grandi tutti concentrati, i grandi potenti concentrati sulle nefaste decisioni guerresche e quant'altro, e invece i bambini aizzati un po' dal Papa con grande abilità, diciamo, ultra pedagogica, lui insomma da pastore, da parroco del mondo, e gli faceva ripetere: ma voi capite allora che cosa dobbiamo fare? La pace deve avvenire dentro di noi. Allora io ti leggo a pagina 89 questo che Nina immaginava, come se fosse un messaggio supremo proprio di questi bambini, dentro un decalogo anche, dentro una grotta, dove all'unisono questo coro di bambini si salvava, capito? Ecco, si salvava. Allora io mi leggo questi pochi versi che sono insieme una poesia e quasi una dichiarazione di poetica, di intenti, qualcosa di profondo che noi adulti possiamo anche riconoscere e possiamo sottolineare. Noi non vogliamo morire, noi viviamo, siamo esistiti dentro una caverna primordiale, abbiamo imparato a disegnare, lasciando i nostri ricordi sulle pareti, abbiamo imparato altri linguaggi, ci siamo evoluti, grati a chi ci ha preceduti, siamo diventati sovversivi perché abbiamo osato scegliere, andremo molto lontano, scriveremo la nuova storia, nuove costellazioni, Namir, poi sai, Nina aveva queste sue fascinazioni orientali, buddiste, ma insomma qualche cosa anche di irenistico nello stesso tempo. E questo è una cosa a cui lei teneva molto, e anch'io sono felice di ricordarlo, che lei era sempre dalla parte dei bambini, come saggezza residua di quello che i grandi non hanno avuto il coraggio di mettere in pratica, di in qualche modo di rispettare. Sì, però c'è questa forte sensazione, no? Questo sentire la natura sia come qualcosa di primordiale, di archetipico, ma anche come una prospettiva, no? Verso assolutamente, la quale assolutamente,
Assolutamente. E i bambini pronunciarono il loro nome per l'ultima volta. Adesso va bene, pagina 42. Perfettamente consapevoli di rinunciarvi perché comunque c'è questo rischio grave, capito? Non si sentivano sviliti per quell'ascito individuale di cui restò tuttavia l'improntitudine. Attenzione, sicuramente Cinzia in queste cose erano piccoli fiori di loto, piccoli illuminati che vivevano in mezzo a noi e che fra noi si presentavano sotto qualsiasi forma vivente. Erano portatori di luce e compassione, erano bambini tra i bambini, battenti il tempo dei nostri avari, tirannici averi. E mi fermo qui, ecco, bambini tra i bambini. Questa è una cosa bella perché poi comunque c'è un momento storico, ancestrale, epocale, in cui i grandi devono saper ricominciare da capo. Non dico di ritornare bambini, non voglio essere così banale, però insomma, rinunciare al cinismo dei grandi. Sì. Allora, modo migliore per introdurre Nina Maroccolo non poteva esserci, a mio avviso. Adesso Grazie. andiamo in pausa e subito dopo sentiremo anche Cinzia Marulli ed Enea Roversi. Sei all'ascolto di Radio Giano Public History. La rivoluzione degli eucalipti, memoria di Nina Marocco, l'abbiamo sentito Plinio Perilli e adesso chiederei a Cinzia Marulli di introdurci all'amica, cioè alla donna Nina e anche ovviamente alla creativa, all'artista. Ciao Francesco, buonasera a tutti, grazie per questo incontro. Parlare di Nina mi piace farlo al presente, non usare il verbo passato, anche perché credo che Nina sia al di là del tempo, la sua arte e la sua essenza è qualcosa che permane in noi. Da sempre, da quando io ho avuto il grande privilegio, piacere, gioia di conoscerla, e saranno circa 20 anni fa, Plinio, no? Insomma, ho compreso da subito che ero di fronte ad una persona che incarnava l'essenza dell'arte. Nina era l'arte con la A maiuscola sotto tutti gli aspetti, viveva questa essenza dell'arte, ogni cosa in lei diveniva arte ed era capace, cioè, di avere questa sorta di trasformazione dell'essere. Io ho conosciuto Nina al laboratorio poetico che frequentavo, il laboratorio appunto di Plinio Perilli, e lei lo frequentava insieme a noi, quindi era uno scambio settimanale perché ci vedevamo, il laboratorio esiste ancora, c'è ancora, mea culpa che per problemi di salute, di lontananza e di lavoro non ci posso andare tutte le settimane, però prima era mia gioia esserci tutte le settimane, quindi era una frequentazione costante in cui si condivideva in questo laboratorio la propria scrittura, ma anche altre forme di arte. Nina spesso ci portava anche altre cose che lei creava o addirittura
la sua arte vocale, perché che non dobbiamo dimenticare, lei usava molto la voce anche come manifestazione, espressione artistica. E in questo, diciamo, laboratorio nacque una cosa bellissima, un gruppo che era appunto capeggiato, diciamo così, ma in senso buono, voglio dire, proprio da Plinio e da Nina, che era il gruppo per incantamento. Questo nome voluto da Nina fortemente e rappresenta anche un po' la sua essenza. È una delle esperienze bellissime, ne parlai pure a Bologna in Lettere quando abbiamo fatto una serata dedicata proprio a Nina. Fu una bellissima esperienza fatta al Museo Manzù di Ardea e Nina si espresse in maniera eccelsa, scrivendo un testo bellissimo sul grande striptease, che è questa scultura che riproduce, poi rappresenta la moglie di Manzù, Inge, e lei scrisse questo testo bellissimo. Tutto ciò che è stato fatto in quella giornata, in quell'occasione, è diventato un libro d'arte scultura creato da Nina Maroccolo. E quindi l'arte nell'arte, cioè un evento artistico dedicato alla parola, dedicato alla scultura, poi Nina lo ha trasformato ancora di più, rendendolo immortale, perché questo libro d'arte esiste, una copia è conservata proprio al Museo Manzù di Ardea, che fa parte, come sappiamo, del polo museale della Galleria d'Arte Moderna di Roma, a molti di noi ovviamente ne hanno una copia. Sono oggetti d'arte creati a mano da Nina Maroccolo con questa gabbia di bronzo che si richiama anche alla scultura di Giacomo Manzù. La capacità di Nina qual era, secondo me? Una capacità importantissima per un artista. Quella di saper penetrare all'interno delle cose e delle persone. Per esempio, lei ha scritto un libro straordinario che è Annelise Marie Franca, edito da Empiria, con una bellissima prefazione di Alda Merini. Questo libro è praticamente il proseguo del diario di Annelise Franca dentro al campo di concentramento. Cioè, noi sappiamo che il diario di Anna Frank si ferma prima che venisse catturata, no? Nina si è trasformata, è diventata Annelise Frank, è entrata dentro un campo di concentramento, ha sofferto quello che può soffrire una persona che sta dentro un campo di concentramento e ha scritto, portando a noi quello che non era stato ancora detto di Annelise Frank. Ci sono dei brani immensi all'interno di questo libro, così come in altri che ha scritto Nina, ma la sua capacità di diventare qualcuno, di entrare nei panni di qualcuno, di mettere le scarpe di quella persona, ma non è da un punto, non era retorico, lei soffriva, ci stava male, diventava la sofferenza di quella persona, diventava la sua sofferenza e la viveva con tutto a se stessa, con il corpo, con l'anima, stando male. Credo che Plinio mi potrà confermare questo che io sto dicendo poi, perché effettivamente questa è stata una grande sua capacità, e avere poi in mano anche gli strumenti sia della scrittura, una scrittura straordinaria. Cioè, siamo di fronte, io sfido chiunque a leggere i libri, i testi di Nina Maroccolo, siamo di fronte a una delle penne più straordinarie, originali, assolute della nostra contemporaneità. Quindi questo non si può negare. Poi Nina appunto era artista visiva, era artista vocale, quindi che dire, ed era una ragazza dolcissima,
Nello stesso tempo, però, aveva una forte personalità, un forte carattere, che la rendeva, come dire, di sicuro una persona che non poteva passare inosservata, perché questa personalità si sprigionava proprio dal suo essere, pur conservando una dolcezza incredibile, devo dire. Quando Plinio prima ha detto fiore di loto mi ha commosso perché Nina mi chiamava fiore di loto e questo ci tengo a dirlo perché per me è un orgoglio immenso. Grazie Grazie. Francesco. No, grazie a te per questa bellissima testimonianza, ma vorrei chiedere proprio a Plinio questo aspetto dell'immedesimazione, no? Di cui parlava Cinzia, Sì. e cioè come questa immedesimazione, no? Su questa capacità di mescidare i linguaggi creativi, quindi no, l'artista visiva, l'artista vocale, quindi queste performance attraverso anche sia il corpo sia la scrittura. Cioè, tu che ovviamente vivevi poi accanto a Nina, ti ripeto, sia da un punto di vista artistico, ma anche da un punto di vista umano, cioè questa capacità di immedesimarsi. Eh sì, guarda, Francesco, lei entrava e usciva, il caso di Anna Frank è un caso tipico, lei veramente si è incarnata in Anna Frank e diceva che certe volte addirittura si doveva dare dei pizzicotti per sentire un dolore in più, perché era per assomigliare il dolore a quello della grande Anne. E poi anche lì lei è riuscita a creare in questo libro il prosieguo ideale. Del diario e creando anche questi rapporti con la sorella Margot, con Peter, che era come un fidanzatino ideale, era il compagno, così, insomma, era una figura che diventava in qualche modo, entrava proprio anche nella conoscenza del sentimento. È un libro molto bello, Anna Franke, perché lei ha aggiunto, da par suo tutto quello che lì non c'era, si poteva soltanto immaginare, ma poi alla fine diventava un continuum. E poi questo discorso, Francesco, Cinzia, Enea, dell'eclettismo. Nina era una voce, era arrivata alla poesia dal canto o insieme al canto e alla poesia, aveva fatto la scuola d'arte, quindi lei disegnava, era artista, era performer. Ti ricordi, Cinzia, io mi ricordo una presentazione di una nostra amica dove lei a un certo punto stendeva questo telo a terra e creava una performance, Scusa, ti interrompo, Plinio, era proprio la presentazione del mio libro di Agape. Lei ha fatto una performance sul bianco gabbiano, è stata una rituale, cosa sì, eccezionale, eccezionale. assolutamente. Ecco, questo era anche Nina. Poi era anche donna, diciamo, letterata, quindi i suoi libri che tu hai ricordato, Annelise Maria, ma anche Il Lacrimata, un romanzo come Anima Madre, insomma, non mancava all'appuntamento con la creatività. Lei era veramente, sai, se ne parla tanto, troppo, a volte, Francesco, sa di che cosa intendo. E lei era veramente sperimentale, lei era una sperimentalista, doc, connaturata. Ok, allora adesso andiamo di nuovo in pausa, ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo per parlare ancora di Nina Maroccolo. Radio Giano Public History, la tua radio web con tutta l'energia della storia e della letteratura.
Radio Giano Public History con Francesco Lioce che vi sta parlando e soprattutto con gli amici che ricordano e parlano di Nina Maroccolo, della sua persona e della sua creatività. Abbiamo sentito Plinio Perilli e Cinzia Marulli e proprio Cinzia in qualche modo ha introdotto il nostro amico Enea Roversi che si trova a Bologna e che è qui per parlarci, ecco, di queste iniziative cui ha accennato anche Cinzia, che Bologna in Lettere sta dedicando a Nina. Sì, buonasera Francesco, grazie di cuore per questo invito e caro saluto a Plinio e a Cinzia, un abbraccio che vi arriva da Bologna. C'è un forte legame tra Bologna e Roma nel nome di Nina Maroccolo, e l'ho accennato anche prima Plinio, e Bologna Lettere è un festival multidisciplinare, un festival letterario che è orientato principalmente alla poesia, però è aperto alle varie forme in cui la poesia si esprime, quindi noi abbiamo avuto poesia performativa e varie poesia con commistioni con musica, la poesia come in tutti i vari aspetti. Quest'anno è arrivato alla 12ª edizione e abbiamo avuto il clou sabato scorso con la consueta maratona letteraria, con la partecipazione di una trentina di autrici ed autori provenienti da tutta Italia. E Nina, dicevo, era molto legata. Tra l'altro io ho avuto il piacere di conoscere lei e Plinio proprio in occasione di Bologna in Lettere, in una partecipazione a Bologna in Lettere, e da lì è nata con loro una grande amicizia che si è cementata nel tempo, che con Plinio sta andando avanti naturalmente, è un caro amico per me, anche io lo considero anche un grande maestro perché è sempre una fonte di sapere. Io ogni volta che lo sento parlare veramente mi abbevero ai suoi ragionamenti, alle sue prolusioni, diciamo. Con Nina purtroppo il destino non ha fatto sì che questa amicizia non potesse andare più avanti, però come diceva prima anche Cinzia, Nina è sempre presente in un certo senso. Ne abbiamo avuto la dimostrazione anche in una serata che abbiamo fatto proprio come Bologna in Lettere il sabato 16 marzo, quindi un paio di mesi fa, appunto a Bologna, una serata nella quale sono venuti tanti amici e tante amiche da Roma, ma anche da Firenze, da Venezia, da altre parti d'Italia per parlare di Nina. Uso anch'io questo termine, come ha detto Cinzia prima, non mi piace dire ricordare perché lei è sempre presente. E questa serata l'abbiamo voluta chiamare proprio in onore di Nina, ma anche per ricordare questo evento che è stato già citato prima nel corso di questa chiacchierata, per incantamento. È stata una serata molto emozionante, molto densa, molto piena di immagini, di suoni. Abbiamo potuto riascoltare la voce di Nina, abbiamo potuto riascoltarla anche mentre cantava e qui nasce appunto l'idea che è già stata poi anche detta prima, di questa multiformità. Cioè, Nina era veramente un artista multiforme perché si è espressa per mezzo di varie forme d'arte,
musica, canto, recitazione, performance, poesia, narrativa, fotografia, disegno, pittura. E questo secondo me è una dimostrazione di una totale interconnessione tra vita e arte in lei. In lei vita e arte erano un'unica cosa, confluivano quotidianamente. E in più, un'altra cosa che mi piacerebbe dire, vorrei dire, sì, a proposito di Nina, era, oltre appunto il grande talento che è stato giustamente già accennato, ma anche lo studio che lei metteva in ogni cosa che faceva, il rigore estremo che aveva nel preparare i suoi lavori, che fossero la preparazione di una mostra, che fossero una performance, che fosse un libro. E questo è la totale immedesimazione nei personaggi che lei raccontava, ma anche, secondo me, ogni suo progetto io lo vedo come un viaggio di conoscenza che lei intraprendeva all'interno della psiche o dell'animo umano, oppure all'interno della natura e dei suoi misteri, e sia che fossero appunto le macerazioni, la rivoluzione degli eucalipti, Annelise Marie Frank, ma anche Medea, Male Estremo, la sesta vocale, Anima Madre, giusto per citarne alcuni. Ogni volta lei appunto si tuffava in questa esperienza pienamente proprio e restituiva poi a noi, diciamo, in questo caso fruitori della sua arte, restituiva veramente una grande arte con la maiuscola, possiamo dire. E io ho detto una cosa quando abbiamo fatto questa serata, mi era venuto questo pensiero che ci sono persone che attraversano il mondo, percorrono il mondo e lasciano un segno. Ecco, io credo che invece Nina non solo ha lasciato un segno, ma quel mondo lo ha illuminato, cioè ha illuminato il mondo con la luce della sua arte, sempre originale e sempre intensa. Quando febbraio 2023 Nina è venuta a mancare, io, una delle prime persone che ho sentito è stata naturalmente Plinio, una delle prime persone con cui mi sono sentito e con la quale ho parlato di Nina è stato Enzo Campi. Enzo Campi è il direttore artistico di Bologna in Lettere, grande artista anche lui, grande amico anche lui di Nina e di Plinio, e da lì ci è venuto subito, quasi proprio spontaneamente, ne abbiamo parlato quasi subito, ci è venuta l'idea di omaggiare Nina non solo con una serata dedicata a lei, cosa che abbiamo fatto appunto, ripeto, nel marzo scorso, ma anche qualcosa che rimanesse. Abbiamo quindi deciso di dedicare la sezione della poesia orale performativa del premio letterario Bologna Lettere, che tutti gli anni organizziamo e che è, diciamo, una costola del festival di Bologna Lettere, la sezione della poesia performativa, poesia orale performativa, da quest'anno appunto si chiama poesia, dal 2023 si chiama, premio Nina Maroccolo. Abbiamo avuto sabato 18 maggio la serata finale ed è stata una serata molto intensa. Si sono esibiti 7 finalisti e così, a titolo di cronaca, cito il vincitore, che è un artista molto bravo, si chiama Cristian Zinfolino, e cito giustamente anche la giuria del premio, che è formata da 3 artisti
performativi diversi come generazione, ma tutti molto, molto, molto talentuosi. Sono Dome Bulfaro, Marzia Carrozzo, Nicola Scugnal. Plinio, in questo caso, è stato il presidente onorario di questo premio. E, quindi questa è una cosa in più che abbiamo voluto fare, che vogliamo mantenere, e pensiamo che sia doveroso mantenere viva l'arte di Nina Maroccolo. Io personalmente quando Nina purtroppo ci ha lasciati, mi sono ripromesso di che da quel giorno, da quel momento in avanti, una parte delle mie energie nella mia vita dovevano essere dedicate a mantenere viva l'arte, la parola, il pensiero di Nina Maroccolo. Sto cercando di, nel mio piccolo, di impegnarmi per questo e di dedicare appunto una parte dei miei sforzi a questa cosa. Però, come ha detto Cinzia prima, Nina è sempre viva nei nostri pensieri, perché la sua arte vive e continuerà a vivere. Su questo non ho assolutamente dubbi. Grazie Enea per questa bellissima testimonianza e poi soprattutto complimenti per quello di importante che già avete messo in piedi. E tra l'altro, insomma, con questa intenzione di strutturare il premio che è dedicato all'opera e alla figura di Nina, che io penso che sia già una certezza, non è una promessa, ma è una certezza che questo premio per Bologna e Lettere proseguirà, anche perché l'auguriamo, faremo di tutto per farlo. No, beh, anche perché mi sembra che sia una figura, quella di Nina, tranquillamente a proprio agio all'interno delle vostre intenzioni, delle vostre aspettative, proprio delle vostre peculiarità, per cui insomma questo sperimentalismo certo, sincero, no? questa esigenza di eclettismo, questa interconnessione tra vita e arte, mi sembra che insomma siano tutte prerogative di Nina che si specchiano esattamente nella vostra progettualità, per cui potrete avere, a mio avviso, soltanto dei riscontri sempre più importanti da questo premio. Grazie. Plinio, ti volevo chiedere proprio questo, no? A proposito del tra l'altro ricordo, ecco, Medea, insomma, che con la direzione di Marco Palladini, infatti, che è sicuramente una bella pièce. No, ma poi tra l'altro Marco Palladini è una figura insomma di quelle che sanno sempre cosa dicono, no? E cosa fanno, ha una consapevolezza completa. Certo. E poi ricordo, voi avete detto di Alda Merini, e ricordo che insomma anche Paolo Lagazzi, Fabio Pierangeli, insomma tra gli altri, si sono occupati dell'opera di Nina, insomma, quindi mi sembra... Tutte penne, penne sicuramente prestigiose e importanti, che avvalorano ulteriormente le opere prodotte da Nina. Sì. Grazie Francesco, veramente, e grazie Nea e Cinzia, grazie ovviamente a Marco. Medea fu una gioia assoluta, perché lei recitava ma anche cantava, e questo canto lo strappava dal corpo per portarlo dentro l'anima. È meraviglioso, veramente. Sì, fra l'altro, mi piace ricordare questo. Nina era tra le persone, ricordo il quinquennio di Linfera, no? Quindi sì, fra il 2006 e il 2011, e quindi anche quei famosi incontri che c'erano, insomma, qui a Roma, all'Alef o al Caffè Letterario Ostiense. E ricordo la sua disponibilità costruttiva al dialogo, cioè la sua curiosità. Quindi i linguaggi artistici per lei erano sempre un modo
di confrontarsi, no? Anche nella diversità più completa, più assoluta, e soprattutto erano sempre dei meccanismi che si potevano innescare per migliorare il mondo. Cioè, c'era sempre in Nina questa prospettiva di miglioramento per la collettività, cioè l'arte non aveva mai una dimensione diciamo dell'artista inteso come uomo e creativo del privato, ma c'era sempre questa necessità di questo afflato di Nina di aprirsi soltanto singolarmente, ma di aprirsi anche all'arte, che fosse un'arte dalla dimensione corale, collettiva, per la società. Assolutamente, lei non era mai autoreferenziale, credeva proprio a questa amicizia assoluta, al dialogo proprio inevitabile e inesorabile, il dialogo anche tra poeti, in questo era avanti, insomma, ecco, non era per nulla in qualche modo egocentrica, aveva una sua identità, questo sì, ma la sua identità, come dicevi tu, era come vocazione era più che altro corale, e in qualche modo, come è giusto dire sempre, capiva che o ci si salva insieme o non ci si salva da soli, specialmente in questo periodo così nefasto di malatempora, insomma, ecco. Cioè. Questo è chiaro, sì. E questo avveniva anche per la sua idea dell'arte. La sua idea dell'arte doveva essere un qualche cosa di condivisa, di condivisibile. Forse Enea si ricorderà che quando poi fece la prima mostra a Firenze delle Macerazioni, lei sentì il bisogno comunque di chiamare appunto due o tre amici importanti a far parte di queste macerazioni. Doveva essere un'idea di coro, di band lirica, insomma, qualche cosa di questo tipo. È vero. E questo, secondo me, è un'ulteriore dimostrazione della grande generosità che contraddistingueva Nina, appunto, come diceva Pino, per nulla autoreferenziale, la gioia proprio della condivisione dell'arte, che fosse una poesia, che fosse appunto che nel senso espressivo fosse l'oralità, ma fosse anche proprio un manufatto, in questo caso queste macerazioni, e mi ricordo che spiegava come nascevano queste macerazioni, perché poi il bello di Nina era anche questo, che questa sua arte era un'arte, come dire, fatta di vari substrati, era proprio delle stratificazioni, quindi un'osservazione di una pianta, di una foglia che poi si modifica, e allora da lì nasce la fotografia viene rielaborata, esatto. Questa fotografia gli viene abbinato un testo, quindi l'immagine, quindi è un'arte in continuo movimento, in continua trasformazione, sì. come la natura, che continua in trasformazione, che continua a mutarsi. Quindi è di nuovo questo legame tra arte e natura, tra osservazione e natura, era veramente qualcosa di circolare, possiamo dire, che continuava però ad avere all'interno come delle cornici concentriche qualcosa, era veramente quello che secondo me affascinava di più di Nina, è che io appunto rimasi colpito dalla prima volta che la vidi in una performance qui a Bologna, da lì poi è stata, ripeto, la prima cosa che mi ha affascinato è stata proprio l'artista, poi naturalmente è stata la donna, l'amica, e quindi proprio era un tutt'uno, non si poteva scindere le due cose, ed era veramente grande sia come persona che come artista, e questa proprio la sua grandezza sta in quella, non c'erano due scale diverse, era un'unica cosa. Non volevo togliere la parola prima. No, assolutamente, però. Assolutamente. Adesso, tra l'altro, ne approfitto, andiamo di nuovo in pausa e poi torniamo di nuovo con gli amici per parlare di Nina Maroccolo. Sei
all'ascolto di Radio Giano Public History, la tua radio web con tutta l'energia della storia e della letteratura. Radio Giano Public History ci puoi trovare su Spreaker.com e sul nostro sito gianophaps.it. Radio Giano Public History, la rivoluzione degli eucalipti con Nina Maroccolo e con i suoi amici e la sua amica. Stiamo qui insieme a lei, stiamo parlando della sua umanità e della sua creatività. E Plinio, la domanda, poi su questo coinvolgo anche Cinzia, ma ci sono inediti? Perdonami se poi ovviamente sei libero di rispondere o meno, ma dico, ci sono inediti di Nina? Sì, Francesco, ci sono molti inediti, sia di opere sia anche sul piano diciamo letterario, poetico e non solo, anche narrativo. E adesso piano piano sto cercando di domare questo bosco veramente meraviglioso. Nel frattempo devo dire così en passant che un primo assaggio è nella mostra che abbiamo fatto recentemente a Tra le Volte lì a Piazza San Giovanni, e io e Vince Notaro, che era un po' il suo art director, le sistemava graficamente tutte le sue opere eccetera, e abbiamo questa serie di bianche spose, che lei le chiamava le bianche spose, le abbiamo scelte sei e poi sono state stampate e rese opere corniciate, rese opere d'arte, e devo dire che sono piaciute molto. Hanno sorpreso perfino me che le vedevo in atto, perché lei prendeva l'ibiscus e faceva queste macerazioni e poi fotografava questi fiori bianchi che diventavano come le gonne, i vestimenti nuziali di queste bianche spose, e sono state una grande emozione. Non pensavo che da una cosa così semplice, così minima, potessero nascere delle opere anche, non soltanto fascinose, ma anche in qualche modo arcane, strane, profondamente coinvolgenti. Sono molto piaciute in questa mostra che per adesso si è chiusa il 10 dell'ultimo mese. Io poi ho dedicato alcuni versi, ma sono sempre indegni, perché il verso insegue l'emozione visiva, l'emozione totale, e quindi si rischia di rimanere sempre indietro. Diciamo che le bianche spose di Nina erano sempre avanti. Cinzia, perdonami, invece a te volevo chiedere questo. Se non ricordo male, tempo fa mi hai detto che con Nina avevate l'abitudine di scrivervi delle lettere. Sì, Francesco, io ho un piccolo preziosissimo epistolario con Nina, che spero di pubblicare presto, in accordo con Plinio, che l'ha letto tutto, e tra l'altro certo. È un epistolario vero, perché io ho proprio le lettere scritte a mano da Nina, non è un epistolario per mail o per cose, quindi c'è questa doppia preziosità di essere qualcosa di autentico sotto tutti i punti di vista.
ed è un periodo, sono circa 2-3 anni, penso, dal, se non ricordo male, dal 2011 al 2013, circa 14, in cui ci scrivevamo e abbiamo, in questo epistolario abbiamo affrontato tante tematiche, sia personali ma anche artistiche, letterarie, culturali, quindi ci tengo molto a questo epistolario. E mentre ascoltavo Plinio che parlava ed Enea, ecco, dei quali condivido proprio ogni parola che hanno detto, ho qui davanti i libri di Nina e mi sono messa a leggere le dediche che lei mi ha fatto in questi libri. Mi sono profondamente commossa, perché da queste dediche esce fuori veramente una persona di una umanità, di una profondità, ma di una anche umiltà incredibile. E... ma se oggi... vuoi, no, dico, se vuoi puoi leggerne qualcuna. Allora, adesso per esempio ho davanti a me la sua trilogia Anima Madre, Male Estremo, Il Lacrimata. Sono tre libri straordinari: Il Lacrimata con la prefazione di Paolo Ragazzi, Male Estremo con l'introduzione di Marco Palladini, Anima Madre con un'introduzione di Fabio Pierangeli e la postfazione di Ubaldo Giacomucci. Allora, per esempio, da Il Lacrimata lei mi scrive come dedica, 12 maggio 2011. Cara la mia Scienzia, che forse oggi ho deluso ed è per imperdonabile deludere una persona amata. Ti sento sorella e nel nome di Chiara, nel nome dei giusti, vorrei essere tanto perdonata. Quella di oggi non è la vera Nina, è una Nina che non riesce ad uscire da un impasse fisico-psicologico ed esistenziale. Ti prego, dimmi che non ho perso il mio raggio di luce. Con affetto, il mio amore, tua Nina. Ecco, questa dedica umanissima, io ora non ricordo assolutamente perché lei mi scrisse questa cosa, ma io... poi di sicuro c'è una lettera dopo nel nostro epistolario legata a questa dedica, perché lei non mi ha mai deluso, mai, cioè io non ho mai dovuto perdonare nulla, però Nina era così umile, così profondamente anche critica nei suoi confronti, era impietosa verso se stessa Nina, che temeva anche a volte di comportarsi male, di fare gesti che magari non potessero essere apprezzati, proprio in questa sua grande anche umiltà e umanità. E questo la rendeva a me ancora più cara, perché non era, diciamo, esasperata in questo aspetto, ma era una persona che si interrogava, che non dava tutto per scontato e che non giudicava mai. Mm. Ed era veramente straordinaria. Bene, però io mi auguro che questi materiali vedano presto la luce, cioè che io sono poi uno, sapete, anche da deformazione professionale, sono ossessionato dalla necessità degli epistolari, degli zibaldoni, degli inediti, per cui insomma io penso che sarebbe davvero un grosso... insomma, una grossa perdita e una grossa occasione. No, no, sfuggita. Io insomma, ecco. Certo, io vorrei in un futuro, insieme con Plinio, poter magari raccogliendo anche altro materiale, pubblicare anche le foto, le immagini di questi scritti di Nina. Certo. Ovviamente gli originali rimangono a chi li possiede, ma anche nello stesso epistolario pubblicarlo con anche le immagini delle lettere scritte a mano, la sua calligrafia bellissima, lei ha una calligrafia straordinaria, era un'opera d'arte pure la sua calligrafia,
quindi aveva un'armonia nello scrivere che era una cosa meravigliosa, capito? Poi le altre dediche non le leggo perché sono talmente belle nei miei confronti che mi imbarazzerebbe leggerle perché, quindi non le leggo, però sicuramente è materiale prezioso ed è un materiale che parla di Nina, che deve essere ecco, prima si parlava, no, il fatto che Nina esiste nella sua arte assoluta, però credo che sia compito di tutti noi, così come ha detto Enea bellissimo, che ne ha fatto, ecco, anche uno scopo della sua vita, uno degli scopi della sua vita è anche questo adesso di portare avanti l'arte di Nina. Ecco, questo lo dobbiamo fare tutti noi che l'abbiamo conosciuta, ma anche chi non l'ha conosciuta, che entra in contatto con la sua arte e si rende conto della grandezza dell'arte di questa donna. Perché devo dire, spesso, cioè spesso, dal mio punto di vista, lei non è stata valorizzata per quello che meritava, cioè meritava molto, ma molto, ma molto, ma molto di più di quello che ha avuto. Meritava grandi case editrici, meritava grandi musei, meritava non li ha avuti prima, ma spero li avrà, perché la sua arte cresce, continuerà a crescere nel tempo, soprattutto continuerà per essere capita, perché avete detto una cosa giusta: Nina era una sperimentalista, ma non solo, Nina era proprio avanti e quindi anche difficilmente comprensibile dai suoi contemporanei, perché la sua arte era oltre, andava oltre, come succede spesso, no, a tanti grandi artisti, quello di non essere subito compresi, subito capiti. Ecco, io mi auguro soprattutto questo, che lei venga compresa veramente. Bene, grazie anche a Cinzia per questa bellissima testimonianza e soprattutto anche per averci, siamo in conclusione di questa puntata, di questo podcast, ma insomma anche per averci così fatto ragionare su quelle che sono delle peculiarità nel bene e nel male della vita letteraria di ogni tempo. Insomma, Plinio tra l'altro lo sa sicuramente meglio di me, quindi è chiaro che gli artisti spesso più sono grandi e più hanno difficoltà a innervarsi come meriterebbero, per cui però ecco, anche da questo punto di vista mi permetto di dire che è importante con l'amicizia, è importante con il rispetto, con la collaborazione fare squadra e quindi creare anche dei gruppi di lavoro, perché poi riproporre un epistolario, riproporre degli autografi, dei manoscritti, sono sempre dei lavori molto impegnativi e bisogna trovare, a partire già dall'editore, bisogna trovare una soluzione editoriale opportuna, bisogna trovare un prefatore opportuno, cioè sono sempre delle operazioni che necessitano di tanta fatica, di tanto spirito di sacrificio, di tanto entusiasmo, per cui bisogna trovare anche gli interlocutori giusti, ecco. Grazie Francesco, veramente bravo. Comunque, insomma, siamo in conclusione. Io insomma ringrazio innanzitutto Marco Lodi, sempre tenace e attentissimo alla regia. Insomma, Radio Giano Public History anche oggi ha avuto davvero un momento straordinario per approfondire una persona così spessa, così ampia come Nina Maroccolo. Abbiamo dialogato insieme a Nina, no? Cioè siamo stati un'ora abbondante con lei, abbiamo rivisto gli aspetti meravigliosi del suo carattere, la ricchezza della sua persona e soprattutto abbiamo anche sentito riecheggiare alcuni brani e alcune suggestioni della sua opera, per cui insomma penso che sia stato un momento davvero stimolante di Radio Giano Public History. Plinio, ringrazio anzitutto te
perché insomma ci hai introdotto, ci hai fatto da Cicerone, no? Nell'introdurci a questo dialogo con Nina. Ringrazio. Sono io che ringrazio te, Marco, e Cinzia. È stato veramente una cosa, un abbraccio. E ringrazio Cinzia che con la sua solita gratitudine, la sua solita capacità ha arricchito ancora di più umanamente questo incontro con Nina e poi soprattutto bisogna apprezzare quello che Bologna in lettere sta facendo per Nina e quindi Enea Roversi insomma è stato protagonista importantissimo di questo dibattito, perché altrimenti non avremmo avuto un tassello importante e soprattutto sappiamo che Bologna in lettere ha lanciato un seme che crescerà negli anni e che continuerà a riproporre Nina Maroccolo sia come persona e sia come artista. Grazie Francesco, grazie a te e a Marco Lodi per questo invito. È vero, sì, noi cerchiamo di mantenere, come dicevo prima, viva l'arte di Nina Maroccolo. Volevo dire una cosa, non ci siamo messi d'accordo con Cinzia, ma anch'io mi ero preso qua sul tavolo alcuni libri di Nina, proprio Male Estremo e Annelies Marie Frank. Confermo quello che ha detto lei, che leggevo le dediche. Aveva una scrittura anche proprio, una calligrafia bellissima. Una piccola cosa in chiusura, proprio per così avvalorare ancora quello che abbiamo detto di lei, di Nina. Io purtroppo non ho come Cinzia un grande epistolario con lei, ci scrivevamo attraverso i messaggi, attraverso WhatsApp, attraverso le mail, eccetera. Però ricordo una cosa particolarissima, che una volta le mandai un messaggio scritto su WhatsApp, io non uso i messaggi vocali, lei mi rispose però in modo assolutamente originale, mi rispose mandandomi una canzone, cioè mi rispose con una canzone, mi cantò una cosa e quella era la sua risposta al mio messaggio, questo per dire, anche questo è Nina Maroccolo. Grazie ancora, un abbraccio a tutti voi. Grazie. Scusate, Francesco, posso interrompere un attimo? Vai. Abbiamo ancora un minuto, perché tranquilla. Io vorrei chiudere leggendo una piccola poesia di Nina, se è possibile. Vai, assolutamente. Da Illagrimata, pagina 11, principio di vita. Venne a mancarmi il respiro aurorale che trapassasse a miglior mattino. Non difettò l'istante di una morte già risolta, esitante di vene, ascese interludi, fulminea. Ed io vissi il nulla remoto, arpa millenaria, per cui ero stata suono e luce e tenue astrazione immortale. Così accadde l'alba, operetta facile a Dio e alla posterità. Nina Maroccolo, grazie. Grazie a Cinzia per questa bellissima, intensa lettura conclusiva. Allora io ringrazio Plinio Perilli, Cinzia ed Enea Roversi, abbraccio gli amici e le amiche di Radio Giano Public History e soprattutto abbraccio Nina e a presto, perché torneremo sicuramente anche insieme a Nina Maroccolo a parlare di poesia, di arte e di vita. Muchas gracias por haber escuchado Radio Giano Historia Pública. Спасибо за прослушивание Radio Giano Public History. Grazie per aver ascoltato Radio Giano Public History. Radio Giano Public History. お聞きいただきありがとうございました。Sie haben Radio Giano gehört. Vielen Dank. Thanks for having joined us on Radio Giano Public History. Merci pour avoir écouté Radio Giano Public History. Благодарю, что слушали Radio Giano Public History.